Juventus, arriva la diagnosi ufficiale. Adesso, la stagione può essere a rischio. I dettagli della situazione. La Juventus ha annunciato che il difensore Danilo è stato sottoposto a esami strumentali presso il J-Medical, i quali hanno rivelato una lesione miotendinea di basso grado del bicipite femorale. Questo infortunio lo costringerà a saltare l'incontro contro la Salernitana. Il club sta lavorando per tentare di recuperare il giocatore in tempo per la finale di Coppa Italia. Tuttavia, al momento, la sua presenza rimane incerta per la decisiva sfida. Ovviamente, il tutto verrà monitorato giorno dopo giorno per capire le condizioni migliori di recupero del difensore brasiliano. Danilo, giocatore brasiliano, è una presenza importante nella difesa della Juventus, e la sua assenza rappresenterà una sfida per l'allenatore e il resto della squadra. La Juventus cercherà di gestire questa situazione nel migliore dei modi, sperando in un recupero rapido del giocatore in vista degli impegni cruciali che attendono il club. Certamente, ora, con la qualificazione aritmetica in Champions sempre più vicina, il club proverà in tutti i modi a capire se il brasiliano sarà disponibile per la sfida di Coppa Italia. La finale della competizione vedrà i bianconeri affrontare l'Atalanta di Gasperini. Una sfida tutt'altro che semplice che dovrà vedere il massimo impegno dei ragazzi bianconeri. Ovviamente la Juventus farà di tutto per avere Danilo il prima possibile, possibilmente per la finale ma sicuramente la sfida di campionato prossima con la Salernitana vedrà l'assenza certa del capitano della Juventus.